mentre i semifinalisti fanno le loro dichiarazioni pre-partita, mischiano. Stavamo studiando lo stile di gioco vero. Di Ciccio. Facciamolo con un mazzo vero. Sì, perché con un piccolo mazzetto da draft è brutto. Matti siga della prima. Capiamo i suoi segreti. Dal main che non so quali sono. Vabbè, adesso non sottilizziamo comunque. Intanto Dato mostriamo questo fantastico mazzo, che cos'è? La guest star, ovviamente. Il Berserk. Abbiamo. Vabbè, qua, okay, però mostriamo delle immagini un po' forti. C'è del nudo, attenzione. Sono delle nudità, no? Forse lo censureremo. Ci sono le creature cinesi, ci sono gli elfi. La gente li temono, anche qua sono gli elfi. Benissimo, comunque, allora, dicevamo. Prima che si scaricasse l'altro telefono. Parlavamo appunto della questione occhiali. Riguarda, molti giocatori di Magic, in quanto passano molto tempo a leggere flavor text delle carte. Sì, sì, proprio attaccate alla faccia, esatto. Allora, per guardare bene i disegni. L'occhiale può essere una Gitaxian Probe gratuita e continua per l'avversario, in quanto rivela la mano che si ha a disposizione. Ma noi vogliamo evitare ciò. Esatto, Ciccio lo fa molto saggiamente o non indossando gli occhiali. Ciccio, fai una faccia molto saggia. Come in questo caso. Altrimenti... Se si reputa necessario, c'è sempre il piano B della posizione cranica. La posizione cranica. Importante, importante. Però cadono, ogni tanto cadono, ma comunque non è un problema. Si possono sempre ritirare su, giusto? Allora, intanto. Si possono sempre ritirare. Cioè, se ti cadono, si possono ritirare su, vero? In risposta alla caduta. Ah, si possono ritirare su, va bene, è vero, è vero. Allora, è fondamentale il modo in cui si pesca. Ciccio prova a fare Ancestral facendo così, prendendo carte a caso dalla cima del mazzo. Poi... Oh, scusa, davvero. Scusa, guarda, le rimetto sotto perché erano brutte. Facciamo così. E poi ne pesca quante? Poi, vabbè, logicamente ne riesce a pescare 7 perché poi si contiene. Ma sono 8, non sono 7. 7. E però poi? Vedi che ti lascia il dubbio. Giusto. Poi. La partenza tipica di Ciccio, un mare sotterraneo. Ecco, un mare firmato da Rob Alexander. Ah, sì, sì. Lo vediamo chiaramente nelle nostre immagini ad alte definizioni. Terra K vai. Ah, Terra K. Questa è la famosa. Ah, questa è la famosa K delle profezie del Sensei. Esatto. Mostriamo il disegno perché non tutti lo conoscono. Ma è un artwork, quello. Ah, artworkato. Artworkato. Che sembrava. Beh, effettivamente il disegno. Fa pensare a qualcosa di, come posso dire, di meditazione. Sì, esatto. Sì. Poi il continuo shuffling della mano è importante. Intanto poi magari arrivano altre carte, non sì, so. Sì, sono così. Vabbè. Comunque, siamo al momento al mantenimento, la guardata di K. Ecco, di perché Ciccio, diciamo, ricordiamolo, perché non tutti sanno che Ciccio guarda sempre al mantenimento sempre di K. No, anche se sa cosa c'è in cima. Esatto, anche se non se lo ricorda. Anche lui se ha non so. 20 terre in gioco. Sì, sì, sì. Allora, la guardata di K di Ciccio è così fatta. Mettiamo il pathos che ci mette. Scusa, E a questo punto pesca. A questo punto pesca, giusto? A questo punto pesca. No, veramente, di già. Ci ha messo un po' troppo poco. Gioca una fetch. Una fetch. Col bianco, chiaro, perché restiamo open per ci vogliamo almeno 6 mana bianchi, ovviamente. Prima di fare qualunque cosa. E poi? Vai pure. Grazie, ringraziamo il qui presente vecchio per averci assistito in questo viaggio alla scoperta dei segreti di Ciccio. Comunque, per la cronaca, questa mano l'avrei tenuta, Cioè, beh, è forte. Beh, permette di fare cose. Molto bene. Anche perché poi ovviamente pescavamo ovviamente pompino. Ovviamente si pesca pompino, vabbè, allora la vita è più bella. I pompini vincono.